buddismo può dare, ma anche al di là del buddismo, quindi anche per chi è a partire da altri credi religiosi, e in cambio chiede un'offerta libera a vostra discrezione per poter, che andranno, poi vi farò vedere anche le fotografie, sempre come contributo per allargare questo monastero per raccogliere altri lama, altri profughi, altri bambini che vengono dal Tibet. Ecco, questa è un po' la premessa. E lui oggi è qui con noi per raccontarvi un po', per partire un po', per darvi dei contenuti su quelli che sono gli aspetti legati al credo della sua cultura, quindi alla tradizione tibetana, per poi accompagnarvi attraverso questo percorso di pensiero a lo yoga della voce. Quindi partiamo adesso da qui. Thank you. Yeah. Good afternoon, all. Now I'm all past few minutes in puja. This puja is out of all people, our mind is wise and body is clean puja. Adesso lui comincerà con salutarvi facendovi una puja, una preghiera, puja in India, significa preghiera, penso che sappiate un po' tutti, ed è una preghiera, questa è di purificazione che faremo per i pensieri. Ho dimenticato di dirvi che Geshe Norsang è stata data l'onorificenza dalla sua santità Dalai Lama come mastro cantore, ecco perché sarà lui poi a farci questo intervento di yoga vocale, questa parentesi. Yes, then all this permanent thinkings our mind inside some problem, some sin, also our body's problem, some thousand, or some mind, our wise, some problem, thinking to them, we all that is true. You take to the good energy, good blessing, get to, then during that time I want all mind is bodies, wise, and for example, wise. Yes. Allora, per esempio, questa tecnica di yoga vocalico parte da un presupposto, e anche la puja che si farà, che è quella di purificare i pensieri, e quindi invitarvi a distaccarvi da quelle che possono essere le negatività di un pensiero negativo, che poi il turbinio negativo della mente alla fine si porta dietro anche delle problematiche fisiche. Quindi se noi riusciamo adesso inizialmente con questa puja a pensare insieme a lui di buttare fuori quando espirate le negatività, e poi dopo lo faremo anche con il canto, per questo per dirvi che ha filo questo percorso, quindi anche quando faremo il lavoro sulla voce, sempre legato a un aspetto di purificazione. Yes, now a few minutes. All people thinking is good thinking, is kind, is compassion, more thinking, purity. Okay. E quindi quando poi buttate fuori i pensieri negativi, invece di pensare a prendere dentro di voi dei pensieri positivi, quindi anche adesso per qualche minuto così vi invito a pensare a delle cose positive, a dei pensieri gioiosi, a dei pensieri che accogliete con positività dentro di voi. Oh no.
Allora, dopo lui vi insegnerà questa tecnica del Tong Le Yoga, che significa Tong, significa dare, Le, ricevere, attraverso una tecnica locale. Però prima di fare questo vi farò un'introduzione su quelli che sono i valori morali, i valori etici che vanno al di là. We all human beings, we all same mind, the body, all same. Adesso siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali per quanto riguarda gli aspetti mentali e fisici, siamo tutti gli stessi. Therefore we all some language, some color, a little bit different, but we all same. Abbiamo linguaggi e colori, il colore della pelle diverse volte, ma di base siamo, la nostra natura è questa. Therefore we all need, what need, we all same. Perciò i bisogni sono uguali per tutti, quello che vorremmo. Yes, then we know like in suffering, as problem, as no like. A non piace a nessuno vivere una vita di sofferenza, vorremmo tutti vivere una vita senza sofferenza. Yes, we want a long life, peace, harmony, and forgiveness, for respect. E tutti noi vorremmo avere una lunga vita, una vita serena, una vita lunga, una vita quindi serena, ecco, che è una vita lunga, dovremmo anche compiere delle azioni buone. Yes, then we... non ha tanto senso avere una lunga vita senza viverla serenamente o con aspetti positivi. Noi ci auguriamo di avere una vita lunga con delle cause positive. Then yes, we... A long life, for example, we long life, then we need body is very healthy, very... Una vita lunga di avere un corpo in salute, un corpo sano, ma nello stesso modo abbiamo bisogno di avere una mente aperta alla consapevolezza. Yeah. Per sviluppare questo tipo di approccio alla vita, quindi una vita dove abbiamo ad avere serenità, ad avere dei comportamenti positivi, a raggiungere una sempre maggiore consapevolezza, dobbiamo praticare la compassione. Può essere un grosso aiuto per la nostra vita, perché è un sentimento che è il nostro buon amico per vivere bene, è il nostro buona famiglia, fratello, marito, compagno. Right. We have good compassion, there will be nothing problem. Se noi viviamo una vita sviluppando la nostra compassione naturale, non abbiamo una vita piena di problemi. Therefore we need practice compassion. Then compassion means is kind. Quindi noi abbiamo bisogno di sviluppare
Questa consapevolezza, che cosa significa consapevolezza? Significa una cultura della gentilezza. È l'opposto di quella che è la rabbia. Scusatemi, la doccia un po' rauca. All making is angry. Se ci soffermiamo a riflettere su questi due opposti, da un lato la gentilezza e dall'altro la rabbia, e li osserviamo, notiamo che appunto legato alla gentilezza, tutto ciò che è positivo, legato alla rabbia, non è nient'altro che un sentimento totalmente distruttivo, così distruttivo che è concatenante in conseguenzialità negative, no? Perché una rabbia accende un altro fuoco di rabbia, e così poi che si sviluppano anche i conflitti all'interno delle famiglie, all'interno delle relazioni di amicizia e anche all'interno dei conflitti fra stati e nazioni. La nostra, diciamo, meta di sviluppare un pensiero è una gentilezza d'animo, no? Quindi una compassione, perché la rabbia ci impedisce di fare questo, ci blocca e non ci sviluppiamo, ci alleniamo proprio a sviluppare questa consapevolezza. Grazie. È il miglior antidoto alla rabbia. E quindi sviluppando sempre più un'attitudine all'ascolto, alla gentilezza, quindi alla consapevolezza verso gli altri, allora anche le nostre relazioni andranno sempre meglio con la famiglia, con gli amici, con tutto ciò che ci circonda. And for example, this is family, this wife and your husband stay together, then all his husband and his wife very important, very neat, peaceful, but they are angry, now here tolerance, then big problem. Then we need their tolerance also, sometimes we little bit of problem, then we need accept their respect, accept sometimes their problem, their respect, their something problem, their respect, accept, then yes, our life is not easy, it's okay. Per esempio, all'interno di una relazione familiare è molto importante il ruolo della tolleranza, perché cercando appunto di sviluppare la tolleranza riusciamo a superare quelle che possono essere delle piccole discordanze di pareri o di atteggiamenti tra le coppie. Quindi se piano piano si pratica questa tolleranza nell'accettare sempre con il rispetto la diversità dell'altro, ecco che questo aiuta ad avere sicuramente un'ottima relazione, e piano piano ci si arriva. Yeah, then we have this tolerance and compassion our inside, we small head. Why our mother, we are very child, you know, the mother is, we have nothing talking, nothing understand, nothing eat, and mother is careful, you know, we very good, peaceful, give the food, milk, then noi nasciamo già con una predisposizione naturale alla consapevolezza, perché la riceviamo fin dai primi momenti in cui veniamo al mondo, perché siamo tutti figli di una mamma che ci ha dato amore senza avere nessuna pretesa di avere niente in cambio, ecco. E noi quando nasciamo siamo totalmente indifesi, dipendiamo completamente dall'amore incondizionato della nostra mamma, e quindi la madre, se abbiamo fame, ci nutre, la madre, se abbiamo freddo, ci protegge, se abbiamo paura, ci consola, no? Quindi tutto questo è un sentimento di tolleranza. Quindi noi sappiamo già che cos'è in realtà, perché abbiamo ricevuto tutti quando siamo nati dalla nostra mamma, e quindi possiamo praticarla affinché si sviluppi sempre di più. Yes, therefore we have some verso gli altri, e questo sicuramente è molto positivo per noi. Yes, then wise yoga. Is wise yoga is meaning is tonglen. Tonglen is tong is flow. The land is in tech. This is true way. La storia ricordami tutto. Allora, se from where did you start to say? Yes, then we very important what is it? Exercise. Yeah. Così come noi ci esercitiamo, se vogliamo vivere una vita lunga, una vita serena, una vita in salute, così come noi ci esercitiamo a fare palestra, corsa, eccetera, per allenare il fisico, no? Ad essere, ad affrontare un po'
la vita, anche la vecchiaia se vogliamo, o le avversità fisiche. Così anche per quanto riguarda la compassione, se noi ci alleniamo piano piano a sviluppare sempre di più questo genere di sentimento, riusciamo a ottenere un risultato molto grande e ad arrivare quindi a vivere una vita serena. E nel buddismo si fa questo dando degli insegnamenti di diversi tipi, e lui è qui con noi proprio per insegnarci questo attraverso lo yoga della voce. Yes, then. Mente, no? Però per quanto riguarda noi, e quindi l'approccio buddista, è importante l'esercizio interiore, no? Ma l'approccio, diciamo, lo sforzo che si richiede è lo stesso. E quindi quello che faremo oggi è un po' lavorare su questo, su quello che è l'esercizio proprio interiore. Yes, for example, siete arrabbiati e andate a correre, non è che correndo vi passa la rabbia, insomma, non è positivo questo. Yes, then we very important inside exercise. Inside the exercise very important. Then inside the exercise different. We have attraverso questi esercizi, come diceva prima, sono gli esercizi di Tonglen, quindi di prendere tutto ciò che è positivo, tutto ciò che è buono per noi e di lasciare le cose negative. E questo è già un primo addestramento per imparare piano piano ad allontanare la rabbia e a sviluppare invece la compassione. Yes, also we teach Tonglen. Yes, Tonglen is other two way. First way I told you already, other Tonglen is No, Tonglen. Ci sono due modi di praticarla, quindi una è quella che vi ha spiegato poco fa, cioè quella di pensare a delle pensieri positivi che prendete dentro di voi e che vi aiutano a purificare quelli negativi svuotandoli, no? Svuotandoli, dandoli fuori dal vostro corpo. Mentre invece la seconda maniera per fare questo significa tong, vuole anche dire offrire. Quindi potete fare questo anche offrendo un pensiero di amore, di gentilezza, eccetera, a quella che per voi è la vostra guida spirituale. Può essere Buddha, ma può essere anche Gesù, può essere Maometto, comunque questo è un pensiero che vale per tutti, non ha una targa religiosa, quindi potete fare questo offrendo quello che è il vostro pensiero più puro, più carico d'amore a quello che è la vostra divinità di riferimento e prendere per voi la sua benedizione e tutto ciò che di positivo vi può dare il pensiero di questa guida vostra spirituale, al quale si può applicare questa tecnica del Tonglen. In questo caso significa: quando siete una persona che avete sviluppato consapevolezza e una serie di stabilità nelle vostre positività e vedete qualcuno vicino a voi invece che soffre, allora questa pratica significa, Tony, in questo caso significa di dare a questa persona che soffre tutto ciò che voi avete di positivo, tutta la vostra compassione, tutto il vostro amore per questa persona che soffre e caricare su di voi le sue sofferenze, quindi l'en prendere su di voi le sue sofferenze, quindi fare questo ciclo di inversione dandogli tutto ciò che voi avete di positivo per prendere su di voi per aiutarlo a soffrire meglio. La vera compassione, questo scambio di grande positività, questo amore che voi fate nel dare quello che voi avete sviluppato e maturato, no, di positivo dentro di voi, di dare a questa persona che soffre e di prendere su di voi le sue sofferenze. Yes, now we many country, many people, millions of people, big problem. No, ovunque ci giriamo ci sono conflitti dappertutto, perché probabilmente viviamo in un'epoca in cui c'è veramente poca consapevolezza e non c'è questa cultura della gentilezza e del dispiacere della sofferenza degli altri, no? Che per questo è il grosso sentimento di consapevolezza. Se fosse così probabilmente ci sarebbero meno conflitti e meno battaglie anche tra i paesi e tra le popolazioni. Yes, therefore we now we all little bit 40 years old, 30 years old already, but we this our world. Our this land, this country, we need. A 30 anni, eccetera,
buona parte del percorso della nostra vita l'abbiamo fatto. Quello che potremmo davvero fare di importante per il nostro paese è di seminare questa cultura della compassione, della gentilezza, della tolleranza nei più giovani. Questa è veramente una cosa molto potente che possiamo fare. Yes, dear. We know parents see he talking no good, action no good, then see that this child, then learning mother what to, then after he. Questa è una cosa molto importante che voi potete fare, insegnare ai vostri bambini questo approccio alla gentilezza e alla tolleranza. Perché se farete questo anche i vostri figli cresceranno con questo imprinting di gentilezza e di tolleranza, andranno per il mondo sviluppando questo tipo di approccio con gli altri, e piano piano, se ci saranno sempre più mamme che faranno questo con i loro figli, possiamo augurarci di avere un futuro migliore grazie alle nuove generazioni che svilupperanno questo tipo di pensiero e questo tipo di approccio. Andranno per un po' di problemi in questo momento nel nostro mondo, tsunami, terremoti, battaglie, guerre e quant'altro, e ci lamentiamo spesso dicendo che ci sono tanti problemi, però alla fine lamentandoci basta, non facciamo niente. Se invece ognuno di noi usciamo e cerchiamo di fare qualcosa, appunto sviluppando un pensiero di gentilezza, insegnando ai giovani soprattutto a seguire questa via, piano piano sono convinto che il mondo possa cambiare. Yes, also forse courses now in economic problem, mm-hmm. in Europe, also Italy, all slowly sort of problem. Then we problem all understand. But we need change out together, work some good, then it can change. You know, we only stay here, they're talking, you know, it's a change. It's a difficulty. Molto saggio. Dice anche in Italia adesso che abbiamo una serie di problemi economici pesanti, insomma, situazioni di problematiche che riguardano tanti aspetti, eccetera, però se stiamo solo a parlarne tra di noi, lamentandoci del governo, dell'economia, della disoccupazione, eccetera, e non esercitando un'azione, alla fine non cambia niente. Perché se ci pensiamo, fino a pochi anni fa, fino a che, perché sì, 10 anni fa il nostro paese era un paese, insomma, che stava abbastanza bene, era un paese che non aveva tutte queste problematiche. Se andiamo ancora più indietro, più di 1000 anni fa non esistevano automobili, non esistevano aeroplani, non esisteva niente di quello che è il progresso industriale di oggi. Però vedete com'è forte la forza del pensiero? Piano piano, ingegnandosi, studiando, impegnandosi, eccetera, siamo arrivati a quella che è la situazione, la consapevolezza di vivere in un mondo moderno, no? Sviluppato. Quindi così come siamo riusciti a tenere tutti questi cambiamenti negli anni, non significa che ci dobbiamo adesso fossilizzare in questa negatività che non funziona più niente e parlare e basta. Adesso dobbiamo agire, perché ancora possiamo cambiare, come sono stati fatti i cambiamenti prima, anche adesso possiamo tornare ad avere una situazione felice, no? Yes, I came in. There's also economic some little bit of change, but it's slowly, it's okay. And also our debate, big problem, but we know that no problem, all enjoy, no problem, also you. Allora, per ricordarmi tutto, già prima mi ero dimenticato, così cambiato che è diventato anche la distanza più piccola, mentre il Tibet e l'Italia erano così lontane un tempo, adesso sono molto vicini, ma questo fa parte di quello che stavamo dicendo. Però Geshe Norsan dice che non dobbiamo farci prendere dai pensieri depressivi, nel senso che mantenere la fiducia del fatto che il cambiamento c'è ed è legato alla forza della nostra volontà e del pensiero, no? Perché sì, ci può essere una situazione temporanea negativa come la perdita di un lavoro. Cioè, io sono venuto in Europa, diceva, e un mio caro amico mi ha raccontato che ha perso il lavoro, e ho detto sì, è vero. Pensa anche a me, lo capisco, perché anche a me è successo, sono 25 anni che io ho perso il mio paese, il Tibet, non posso tornare in Tibet né vedere la mia famiglia che vive in Tibet. Però ok, sono sereno, nel senso che comunque penso che la forza del pensiero positivo e continuare a lavorare perché le cose possano cambiare stia dando dei risultati, e non mi faccio quindi
affossare nella depressione del pensiero negativo che potrebbe indurre a pensare che non c'è niente da fare. No. E questo vale anche per voi, quindi se c'è un aspetto negativo legato a... Normal people, very poor, difficult. But it's the same, all country problem, but the problem is we need... Pensare che i problemi che abbiamo da affrontare, eccetera, in realtà sono delle esperienze che ci possono servire sempre di più per darci forza ogni volta che si presentano altre situazioni problematiche. Questo l'aveva detto anche prima, no? Cioè di fare esperienza, che la vita è esperienza e che l'esperienza ci aiuta a maturare gli strumenti per affrontare le avversità. Quindi di prendere un po' come un'opportunità per maturare questo tipo di forza. E quando lui è per esempio dal Tibet è andato in India 25 anni fa, e non conosceva una parola d'inglese, ma aveva una casa in cui dormire, non aveva amici, non conosceva nessuno, quindi era un grosso problema, no? Però piano piano, uno alla volta, con la forza appunto di volontà e con la serenità interiore di potercela fare, se non sapeva l'inglese e voleva mangiare, con la gestualità si aiutava, no? Se non c'era un letto, dapprima con una stuoia, insomma. Quindi piano piano, questa è una metafora per dirvi che anche voi piano piano, guardandola da questo punto di vista, cioè che può essere un'opportunità evolutiva in realtà la difficoltà, perché alla fine le abbiamo tutti i paesi, quindi così come ci sono difficoltà economiche in Italia, ci sono in Europa, anche in Cina, che sembra un paese che ha questa esplosione economica pazzesca, ma in realtà la ricchezza è solo in cima, quindi è solo dei potenti, del potere, perché alla base c'è una enorme povertà in quello che riguarda lo stato sociale più basso della società, quindi anche questo è un grosso problema. L'importante è quindi aprirci, no? Che abbiamo un grosso dono in realtà, che è l'intelligenza, la nostra intelligenza, e che quindi grazie a questo possiamo sviluppare la fiducia che comunque riusciamo a trovare delle soluzioni, a ingegnarci, a fare dei piani, eccetera, per. E un grosso aiuto è dato dalla serenità nelle relazioni con gli altri, sicuramente, perché se ci apriamo agli altri, quindi parliamo con gli altri, condividiamo quelli che possono essere i problemi, allora io posso dare un aiuto a te, tu puoi aiutare me, io posso aiutare te, no? E quindi ci sosteniamo e poi probabilmente anche si alleggerisce il pensiero del problema, che non è solo il tuo o il suo, ma tutti abbiamo, no, la pesantezza di qualcosa da affrontare, per cui aprirsi, condividere e aiutarsi soprattutto, questo è molto importante. Se invece restiamo ognuno nel suo chiuso, come diceva, problem, io ho problemi, eccetera, e basta, allora diventa un atteggiamento. Voglio dire una cosa prima, che per esempio diceva Gesù e Buddha sanno di che cosa abbiamo bisogno, no? Perché sono delle divinità, ma tra di noi non funziona così, tra di noi se non comunichiamo l'altro non può sapere quale problema ci affligge o cosa può essere che ci fa star male, o anche di che cosa possiamo avere bisogno, perché come diceva adesso Geshen Orsang, noi siamo tutti, secondo il buddismo, interdipendenti, connessi, legati, quindi se uno sta male, non è che sta male per conto suo ed è isolato, c'è tutta una concatenazione tra di noi. Yes, this is. Yes. Per approfondire un po' questo pensiero della interconnessione tra tutti, no? Tra le cause e le persone, l'esempio è quello di questo bicchiere. Se io voglio bere dell'acqua da qui, ma se io voglio bere dell'acqua ma non ho il bicchiere, ecco che diventa un problema. Se invece grazie alla persona che sta qui vicino e che produce bicchieri, io adesso posso bere l'acqua in questo bicchiere e non sono costretto a correre magari a cercare una sorgente di montagna per poter bere l'acqua e tornare qui. No, questa è già una connessione. Così come per esempio, quindi noi siamo tutti collegati e dovremmo sviluppare un pensiero di questo, perché ad esempio, non so, pensare che quello che può accadere in Cina, per esempio ad avere degli animali come i maiali con la chiaria, la malattia, eccetera, là non ci tocca perché è molto lontano, no? In realtà non è vero perché piano piano la malattia arriva anche da noi, no? Io adesso sono a Fukushima, no? Noi se lo leggiamo dai giornali, siamo una cosa che è accaduta là, non ci tocca. In realtà no, in realtà le scorie radioattive sono ogni giorno rovesciano non so quanti ettoliti di liquido radioattivo nel mare che sta arrivando sulla costa americana. Con tutta questa serie di pensieri che vi ho detto, dalla tolleranza
alla compassione e anche a questo concetto importantissimo dell'interconnessione alle giovani generazioni, ai vostri figli, ai ragazzi che conoscete, eccetera, affinché nel mondo piano piano sempre di più si diffonda questo tipo di approccio, perché è inutile augurarci una lunga vita se poi non la possiamo vivere in pace. Yes, and we need a long life in a peaceful outside you we together something. But that we long life for we need inside some. And inside we need every thinking is very less. Very is you very big hope. I need this many thinking about and many wish, many hope. It's no good. Non, il nostro pensiero non è sempre rivolto a quello che desideriamo, no? Desidero questo, spero questo, vorrei questo, ecco, ma cercare di accontentarsi di quello che siamo, di essere contenti di ciò che siamo. Yes, then we many wish many things. Ad una modalità di pensiero verso ad ottenere sempre, ad avere sempre dei desideri, no? Così. Se, e invece dovremmo cercare di vivere abbassando questo tipo di pensieri e cercare di concentrarci più invece su dei pensieri di gentilezza e di compassione. Yes, then we to meaning life. Conseguire questo può essere questo yoga che adesso vi introduco. Ed è uno yoga che si fa attraverso degli esercizi con la voce su quattro livelli per sviluppare proprio questo approccio interiore, per aiutarvi piano piano a sviluppare questo approccio interiore con la vita. Yes, then I have four yoga, is one deep yoga, this mean deep yoga, then this is your use to... Il punto più basso di questo... del quarto livello di questo esercizio di yoga vocalico che si chiama Deep, è proprio la parte più bassa e parte da qui ma avvolge anche tutta la parte, diciamo la ciambella attorno ai fianchi, no? Che parte dall'ombelico e va fino a te dietro la schiena. Adesso vi chiederò di immaginare tutti i vostri problemi, tutti i vostri pensieri negativi, anche se avete delle sofferenze fisiche. Immaginare proprio attraverso questa pratica di buttarle fuori. Yes. Then during this exercise, your exercise, yes, your La prima, tongue length, quindi tongue, attraverso la voce buttiamo fuori e quando buttiamo fuori tutte appunto le negatività, dolore, sofferenza, tutti i pensieri negativi, eccetera. Length invece quando inspirerete, sempre con la voce come vi insegnerà lui, penserete per voi di dolori fisici, a volte questa è la zona in cui si somatizzano, no? Le tensioni, eccetera, il dolore, quindi buttare fuori i veleni dell'ignoranza, tutto, e cercare quando inspirate invece di prendere, di pensare con la vostra mente a tutto ciò che può essere positivo per voi. Quindi potere, forza, potere nel senso di benessere, non di, di positività, di benedizione, eccetera. Wise this yoga during the day you take two during the this throw to your this eyes problem their problem this or that truth also problem you this is all throw then you take to the good energy. Anche questo è terzo livello, questo scusate secondo livello, sopra andremo a lavorare con yoga vocalico con delle vibrazioni e anche qui mantenete sempre lo stesso tipo di approccio, cioè di fuori le negatività e di prendere le cose via. Tutta questa parte tra l'altro lavora su problemi che possono essere legati al collo, alla bocca, eccetera. Orecchia. Punti diversi. Allora ton può essere questo di buttare fuori le negatività, però ton può anche essere quello di offrire alla vostra divinità, che può essere Gesù o Buddha, come dicevamo prima, Maometto, chi credete, ma può anche essere di offrire, se voi siete in buona salute, vi sentite in un buon equilibrio energetico, di offrire il vostro stato a qualcuno invece che soffre. E questo anche è Tom. Yes, also some land is
you hear problem, then you other energy, go to power, go to blessing, take. And then, il tom, ci sono tre modalità, lo stesso che significa mettere verso l'esterno, no? Così è anche nel prendere, in tre modalità, l'en, e quindi così voi potete prendere delle benedizioni su di voi, o prendere, prima prendere le energie positive, tutto ciò che per voi è energia, buona salute, benedizioni, eccetera, e questa è una modalità. Un'altra modalità può essere quella, rivolgendosi alle vostre divinità, di prendere la loro benedizione su di voi, no? E l'ultima è invece prendere dalle cose belle che ci circondano, per esempio la bella vista di un fiore o di una montagna o di ciò che ci fa star bene, prenderlo dentro di noi e offrirlo alla nostra divinità. Yes. Therefore, in Wim and this Tonglen people, we want to have mandala. This mandala, mature mandala. This central thing. Yes, we every morning at 5:30 get up, 6 o'clock we start puja, then we 2 hours, 6 o'clock to 8 o'clock, 2 hours puja. Every morning, every morning for puja, this puja, this for all the bees puja, all the bees, then also animals and human being, sentient being, all long life. For peacefulness, for what we wish the successful, we make every morning puja 10,000 monks together. Every morning we set that this mandala. Sometimes we go to the here every morning. Sometimes we are busy and few mandala. Sometimes we mandala prima di iniziare questa pratica del Tonglen che lo yoga. E loro è un mandala molto potente che faremo e potrete poi esercitarvi perché ve lo manderemo anche a casa se volete. E loro fanno questa pratica tutte le mattine e fanno tante puja tutte le mattine, che si alzano alle 5:30, dalle 6 alle 8 fanno 2 ore di preghiera sempre con la malla, che è questo strumento che ricorda un po' anche il nostro rosario, e con il quale appunto recitano queste preghiere. E tutte le mattine sono 10.000 monaci che fanno questi mantra e queste puja. Ecco, così come anche a Bodh Gaya, che ha detto che è un luogo sacro perché è il luogo dove Sakyamuni ha ricevuto l'illuminazione. Quindi lì a Bodh Gaya loro si ritrovano e ci sono anche altri lama di diverso grado e livello, e tutti insieme fanno queste puja. Yes, there we make this puja, and today we together this mandala. First, I teach you, then you together. Tiju Membawa Membawa Sudu Sudu Kayu Kayu Membawa Membawa Suwu Suwu Kayu Kayu Membawa Membawa Anu Anu Jadu Jadu Membawa Membawa Sawa Sawa Siti
Siddhi Menda Menda Yaja Yaja Sowa Sowa Kama Kama Suja Suja Me Me Chitam Chindam Shiri Shiri Yam Yam Guru Guru Hum Hum Ha 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 Ho Ho Banga Banga Wana Wana Sowa Sowa Tada Tada Kada Kada Benja Benja Mami Mami Menja Menja Binji Binji Bawa Bawa Maha Maha Sama Sama Ya Ya Sadhu Sadhu A A Hum Hum Pe Pe Yes, yes, finished. Then you are listening. Oh, 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 Ya Benja Sadhu Yedi Yino Yaba Deja Yedi Dome Now I teach you passive. This is deep voice. And somebody now come this voice is difficult, but you are normally you what every day you voice what do you use, for example you talking to your voice, what do you use to this, it's okay. Mm-hmm. For example, may this oh this you are difficult. Yeah. If somebody come, it's okay. You know, oh, it's okay. Okay. Adesso questo yoga che parte dal quarto punto, che è molto basso, lui lo fa con un tipo di voce molto profonda. Non preoccupatevi se non riuscite a farlo, ma se riuscite a farlo anche con la voce normale, che è quello fa benissimo, insomma. Yes, the man here, you know. Yeah, this voice here. Allora dovete farlo tenendo un pochino contratto qui, a questo punto, no? Come se vada. Ecco, sto un po' libero. Negatività, tutto il vostro dolore, dispiaceri, ma anche i dolori fisici, eccetera, che da qui facendo questa espirazione col suono buttate fuori proprio tutto. E se siete cristiani pensate alla vostra divinità, se siete invece buddisti al vostro lama, chi volete, e di prendere tutto ciò che di positivo vi può dare quando inspirate. Quindi benedizioni per voi e tutto ciò che è di buona energia, eccetera. Then you know. I'm very short, but I'm many years before I in Tibet,
in Tibet, and we go to the Dharma station. In pre-Tibet, I go in 1988 in Tibet. Then the Chinese army come and take to the 3 years jail. Sono stata in una manifestazione in Tibet per protestare e mi hanno messo in prigione 3 anni. Then I hit, then my this broken. Sono stata molto picchiata e ho avuto delle costole rotte a causa di questo. The operation. Quindi ho dovuto subire un'operazione. But this is very small, then it's very long, difficult. But you have it, okay. You how can long, can come back long, it's okay. Okay. Per quella sessione vocale è un po' legata anche a quella. Però non è importante questo per voi, neanche che la voce debba essere in un determinato modo. C'è chi ha la voce più chiusa, chi più rauca, chi più... L'importante è che manteniate questa fluidità nel fare l'espirazione e buttare fuori la negatività e inspirando e prendere ciò che c'è di positivo per voi. Yes, and you know, every day, you know, you all like long life. Yes, of yes. course. Yes. 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 Then you need to be God, but what, for example, you are like... Prima, questo detto, sì, questo della, che ci vi manderemo la traduzione anche da mandare, eccetera. E ah, ecco, che com'è, così com'è avete imparato da piccoli, no? Dall'asilo, così a crescere, poi siete esercitati, per diventare alcuni di voi anche professori, così anche questa pratica di yoga vocalico, sembra molto difficile magari adesso nell'ottica, però se vi allenate tutti i giorni un po' riuscite ad ottenere dei buoni risultati e anche dei buoni benefici fisici, perché oltre a così assottigliare questa parte della vita, proprio a dare nel vivo, anche le vibrazioni comunque hanno un effetto molto positivo sul corpo. Yeah, yeah. Also mandala, you have them, no, I have them. We have mandala song is very long. It's very long. You have them, use this. And you know, have them, you know, 1 minute, 2 minutes, then you, Om Bam Sa Sa Do Samaya Manubha Sa 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 Sa. God is a Sa. We, I all send nella tradizione tibetana il professore con la benedetta no confession come per l'espirazione per far la crova facciamo ma così anche per l'inspirazione siccome è più difficile ancora come si può fare non sentire qua she wonders that if we have to make the same Yes, yes. Questa parte ma solo power. Questa. Sentite qualche cosa che di solito quando si fa questo tipo di esercizio dà calore in certa parte del collo o anche qua sulla parte dorsale. Voi sentite qualcosa? Vorrebbe avere un vostro feedback. Quando inspiri di portare l'energia positiva in questa parte e di buttare fuori con l'espirazione dolori, eventuali dolie di questa zona, allora senti poi un po' di calore qui. Che? Che la che? Che la teva? Teva? Che? Timba? Na? Na? Yes. Now we Timba. Adesso facciamo Timba. Good.
that to go to energy balancing, then your inside problem drop. Then you now need any makeup. Yeah, we need makeup inside. Yeah, outside very good, beautiful, makeup. Angry. Stato di benessere interiore, di salute interiore. Allora, noi ogni giorno ci possiamo allenare a fare questa pratica di yoga vocalico, no? Però ecco, non dobbiamo dimenticarci che è sempre legata ad un percorso di migliorativo verso la consapevolezza, perché basta un attimo di rabbia per disfare quello che magari sono stati esercizi di pratica che ci rendono talmente belli dentro, che si vede anche all'esterno, per cui non abbiamo più bisogno di make up, diceva prima, no? Ecco, e così com'è importante appunto bene interiormente, avere, sviluppare questa positività interiore, è importante. La metafora che ho utilizzato per il diabete è quella di dire che così come ci può essere un malessere interno che non si vede dall'esterno col diabete, no? Ma si fanno delle iniezioni per l'insulina per sopravvivere, no? Però esternamente voi non vedete, se non nel momento più conclamato della malattia, uno stato di decadimento fisico. Così è importante che noi interiormente curiamo la nostra anima per crescere sempre positivamente. Yes, now we last. E l'ultimo adesso. Then this is you understand now. It's okay, then you go back again, it's very easy, no problem. Anche prima diceva che adesso qui magari facendo siamo un po' distratti perché siamo in mezzo tra tante persone, quindi la nostra mente va un po' distratta, ma quando saremo a casa, lo diceva prima, ci concentreremo su questa parte con tutta la mente e quindi riusciremo probabilmente allenandoci ogni volta piano piano a migliorare sempre di più. Yes. Now this, okay? Adesso questo. All you from only here. Yes, easy. So many people go to the other exercise, many exercises, and many, this is very, very expensive. But you need your home, your room, you stay close, then you just only this exercise, very cheap. Yeah. That's wonderful, very good. Yeah, this many use I teach already, you know. But I believe, what you what I what say I what do, this is you learn, then after you practice, then you, yes, this is came some change, some different, some feeling came, now come, you check, then no change, no good, then you again, you know, we exchange, it is very important. So no special technique. Yeah. Then we Buddhism called as compassion. Then compassion means only thinking more. For example, we la forza che ha il pensiero, no? Loro rispondendo alla domanda sua, è tutto un discorso di pratica, però la cosa più importante è sviluppare questo pensiero di compassione mentre si fa questa pratica.
e fa parte degli insegnamenti che loro tengono nel monastero continuamente. Poi passano dei periodi di ritiro spirituale nell'Himalaya, di isolamento, dove non hanno niente, e quello che fanno è invece di donare attraverso questa pratica del tong, cioè di dare a chi è sofferente, magari anche la parte del proprio corpo che è sana, quindi di dare nell'assoluto vuoto, perché quando meditano in mezzo appunto alle montagne sono soli con se stessi. Ritiro. In eremitaggio? Sì. Ah, glielo chiedo. Color this flower color same. Chi eat this? I'm just afraid to forget. Yes. Lia chiedeva se uno dei monaci che stanno in ritiro anche 10 anni e Geshe Nostang ha risposto anche 40 anni. Per esempio Milarepa è stato in ritiro con tutta la sua vita, 60 anni, in totale isolamento, e si nutriva solo con delle foglie di tè verdi, tanto che nell'iconografia tibetana era rappresentato con la prigione di colore verde. Yes. Now I have one student. I have monastery many students. Yeah, I have one student. He from in Bhutan. Bhutan, you know. Bhutan, yes. Bhutan. He lives in Bhutan. He came our monastery. He learning 10 years. Now finished. We class in 25 years class in our monastery. Have class 25 class. Then but he 10 years practice Buddhism. Then he go to the Himalayan mountain. Now 5 years ago. But before he is my student. Then we each other. Loro hanno diverse classi, hanno 25 classi nel suo monastero, e ha fatto l'esempio di un suo studente che ha frequentato i suoi corsi per 10 anni e che comunque c'era un rapporto molto stretto, perché chiacchieravano, mangiavano insieme, eccetera, eccetera, e si è trasferito in Bhutan e 5 anni fa ha deciso di ritirarsi in meditazione, in eremitaggio, quindi sono 5 anni che lui è in totale ritiro. Ogni tanto, una volta all'anno, può in vacanza recarsi nel monastero, e loro già lo trovano molto cambiato, sia fisicamente ma anche come pensieri, eccetera, e non può neanche prendere il giorno di vacanza che normalmente hanno in Tibet. Noi abbiamo il sabato e la domenica in Europa, diciamo che in Italia, che non lavoriamo, mentre per loro è lunedì. Escono dal monastero, vanno a mangiare fuori, eccetera, non fanno preghiere, poi c'è niente, è il loro giorno di vacanza. Qui lui non ha neanche un giorno di vacanza, nel senso che sta in isolamento totale, non ha bisogno di niente, beve del tè e medita, sta in meditazione totale. Che detta così può sembrare molto difficile, ma in realtà quando sono dopo anni e anni e anni di pratica, come nel suo caso, gli riesce abbastanza facile anche questo tipo di approccio. Yeah, we have meditation too. We have to somebody we our monastery we have many monk. Then we 25 years practice monastery, stay monastery, this philosophy, Tibet practice. Then 25 years after somebody go to the mountain side. Collega degli insegnamenti gratuitamente, e la vita nel monastero non si dorme a lungo, perché ci si alza molto presto, alle 5:30 del mattino, però si leggono dei testi, si studia, si recitano dei mantra, si assiste a delle discussioni di filosofia, perché loro per esempio tengono dei dibattiti tra i monaci su delle questioni filosofiche, dove c'è una sfida, no? Che voi sentite, queste sono delle mani, che è proprio per sancire l'inizio e la fine di una sfida, se ha risposto in maniera giusta alla domanda. Ah, è vero, c'è un traduttore italiano del Dalai Lama che è nel suo monastero, per esempio. Ci sono moltissimi tibetani. E che parla molto bene tibetano. Also, many foreign Europe, many people come. And a holiday 1 month, somebody 6 months, somebody 3 months come
My monasticismo, Mong many. Yes, my attitude. Very good. Many people come practice. You know, we many teach in yoga, different yoga, different Buddhism about different. We have many teacher. Then you came, then somebody need Nana himself. Allora, stavo parlando di Lia perché intanto vi spieghiamo il motivo per cui lui è qui. E grazie a Lia che ha avuto il contatto. Sì, spiega tu anche un po' l'attività e Vito l'attività della Casa dei Mori. Sì, sì, appunto noi organizziamo ogni tanto questi incontri, anzi ringrazio Geshen Orsam, thank you very much for being here. Thank you. Yes, grazie a tutti i partecipanti naturalmente. E questa qua è una casa, diciamo, che si chiama Casa dei Mori, che noi prendiamo in affitto e in cui organizziamo varie riunioni a seconda sia delle persone illustri invitate come il monaco qui presente, sia anche riunendoci tra di noi. Facciamo parte del gruppo Fondamente. Io ho mandato qualche email, anzi abbiamo mandato insieme delle email e poi abbiamo anche diffuso questo evento su Facebook. E domani ci dovrebbe essere una continuazione su un tema molto importante che è la libertà. Da parte, se Lia vuoi introdurre sì, tu... Noi stiamo facendo un sì. progetto... prima spiegato il progetto generale, Gianpietro, sì. poi ho fatto la figura. Sì. No, è un'attività tra le tante che realizziamo. Abbiamo deciso di ragionare assieme sui grandi valori fondanti il patto sociale. Quindi libertà, uguaglianza, fraternità e abbiamo aggiunto giustizia. E rispetto a questi quattro temi realizziamo periodicamente degli incontri. Vi abbiamo fatto due primi incontri sul tema giustizia e fraternità, solidarietà, e domani abbiamo il terzo su libertà. Andremo avanti lavorando su questi temi da molti punti di vista e con diversi contributi. Abbiamo avuto un contributo dello storico Giovanni Levi all'inizio sul tema della giustizia, un contributo di Gian Pietro Pizzo, economista, posso dire? Economista. Presidente di microfinanza. Esperto di microfinanza, solidarietà. E affrontiamo domani sul tema della libertà, il tema della libertà con Fulvio Namioka che è curatore d'arte. La cosa è particolare perché noi abbiamo ottenuto questo spazio, la proprietaria di questo spazio è una appassionata del gruppo giapponese Butai, un importantissimo gruppo di artisti nato intorno alla metà degli anni 50, che soprattutto in Oriente hanno proposto un tipo di arte basata sulla libertà. Le cose che voi vedete appese, quelle due lì e altre dentro, sono dell'unico artista di Butai ancora vivo, credo, Sumi. Yasuo Sumi, forse è l'unico che lavora ancora. Qualcun altro, lui sono rimasti pochissimi. Lui ha 90 anni e queste opere sono qui grazie alla passione di questa nostra amica che è anche la proprietaria dello spazio. Quindi siccome molti del gruppo che abbiamo creato non sapevano chi fosse Butai eccetera, abbiamo chiesto a Fuyumi che ha curato un'importante mostra di Butai. Un attimo lì. Ma volevo solo dire che proprio nella pratica della solidarietà a chi è partecipato oggi sì, diamo un contributo per il monastero. Per il monastero. Sì. Prima di andare. Se avete voglia di lasciare qualcosa, qui c'è. C'è la scatola lì. Grazie. E sarà consegnata direttamente a... Sì. A lui va. Domani quindi alle 6:30, se volete, abbiamo questo incontro con Fuyumi che spiegherà... questo gruppo e di solito questi incontri li facciamo alle 6:30, durano fino alle 10. Con un'interazione ognuno porta qualcosa da mangiare e mangiamo insieme.
Ecco, se volete, scusate, se volete essere contattati, abbiamo là un foglio in cui potete mettere la vostra mail. Ecco, volevo dire che questo è il contributo che noi adesso offriremo al monastero, è proprio per ampliare questo monastero che già consiste in 10.000 monaci. Per cui che si sono trasferiti appunto e sono costretti a vivere fuori dal Tibet, ed è proprio per le loro famiglie e per i loro familiari, che per fare un ricongiungimento familiare, diciamo. Esatto. Mentre qua abbiamo ospitato anche Wang Kaishi, che è uno dei dissidenti di Tiananmen, è venuto qui, è un amico nostro, abbiamo tanti contatti con l'Oriente per varie ragioni, e quindi lui è anche lui da quando aveva 21 anni a Taiwan, non vede la sua famiglia che invece è rimasta in Cina, e è venuto qui a parlare, a spiegare come stanno tentando di portare avanti la dissidenza comunque dall'estero. Quindi chi è interessato a partecipare ai nostri incontri e anche a portare dei contributi e proporre delle cose, sono aperto. È aperto, è un gruppo aperto. Sì. Facciamo cose molto diverse. Quindi sbizzarritevi. Dalla prossima settimana iniziamo anche un incontro con tutti i consiglieri comunali del commercio e della qualunque parte politica, per parlare della città. Se volete abbiamo portato anche delle preghiere tibetane, degli oggetti del monastero, sono andate, qualcuno che vuole acquistare, non ci dimentichiamo.
Oh.